28 kg di cocaina purissima per un valore di mercato al dettaglio di circa 6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel porto di Gioia Tauro. La droga viaggiava su un container proveniente dal Cile diretto a Napoli, sbarcato dalla nave mercantile MSC Bremen. È stata individuata grazie al sofisticato scanner installato nel porto, le cui immagini ai raggi X non corrispondevano a quella della polpa di legno dichiarata nei documenti doganali. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria, appartenenti al GICO, sezione Goa, e del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane. La Guardia di Finanza di Crotone, in collaborazione con il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, ha individuato e sequestrato 908 piante di canapa indiana coltivate illegalmente in due distinti siti ubicati nella frazione di Papanice nel Crotonese. Il sequestro è avvenuto dopo l'azione di controllo del territorio posta in essere dai Baschi Verdi e dagli agenti del Corpo Forestale all'indomani del sequestro di 20.000 piante effettuato nel giugno scorso. L'area in questione è stata oggetto nei giorni scorsi di un'attività d'osservazione che ha consentito di cogliere in flagranza di reato il 43enne Guerino Megna, sorpreso mentre attivava l'impianto di irrigazione della piantagione. Un uomo è morto folgorato dalla corrente in una zona periferica di Cutro. Stava cercando di riparare il motorino dell'autoclave della sua abitazione, Giuseppe Abruzzese, 45 anni, ma dopo la scossa è morto sul colpo per arresto cardiaco. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, elettricista di professione, stava riparando il guasto a piedi nudi sul pavimento bagnato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il giro della luce, un giro per percorrere la strada dell'onestà. Recita così il motto del particolare giro ciclistico che impegnerà una decina di atleti tra professionisti ed amatori. Dal 30 agosto al 1 settembre percorreranno le strade della Calabria, toccando alcuni punti significativi in cui si sono avuti episodi legati ad efferate azioni della criminalità organizzata. Un'idea promossa dalla Commissione regionale contro l'Andrangheta, le associazioni antimafia Libera e Riferimenti e l'Associazione ciclistica che è stata presentata a Cosenza. Il Giro della Luce sarà un viaggio lungo quasi 700 km che si snoderà in tre tappe: Cosenza, Soverato e Nicotera.